14 giorni in giro per l'Italia, professore, un commento, si aspettava questa attenzione? No, non ho aspettato né l'attenzione né l'impressione che ho avuto, che ho ricevuto, credo che precisamente ero un evento e quando si produce qualcosa che non è meccanica, per esempio primavera o inverno non sono eventi, perché si ripetono, sono più o meno meccanicamente garantizzati, ma questo tour, questo viaggio attraverso l'Italia, questa volta era un per me soggettivamente evento, perché ho incontrato tanti gente in tanti luoghi, grande interesse, grande odio di certi centri dell'influenza globalisti, liberali, che hanno fatto la guerra informatica, la guerra culturale contro me. Sono venuto per parlare delle cose che mi interessano, sono invitato da amici che hanno voluto di approfondire i soggetti filosofici, i soggetti sull'uomo differenziato, soggetto radicale, anche della filosofia politica, la quarta teoria politica che è antiliberale, anticomunista e antifascista, e teorie del mondo multipolare, il futuro dell'Europa, e tutto questo era trasformato nella cosa totalmente diversa, perché era il centro dei dibattiti, dei scontri, della guerra delle idee, e anche ho visto con i miei occhi il risveglio della società italiana, che di nuovo vuole partecipare nella guerra, questa guerra della maniera attiva. Quindi ha avuto un'impressione vivace, assolutamente, di vivacità culturale. Credo che ho visto l'Italia del passato, delle leggende, del Bakunin, degli anni 20, Italia con italiani veri, con italiani attivi, con scontri, con grandi passioni, affascinante questa Italia che ho scoperto, senza parlare della bellezza estrema delle luoghi, delle città, delle Sicilie, della Padania, del Roma, di Napoli, di Benevento, di Friuli, tutto questo è propriamente fantastico. Ma una cosa è stare nel museo guardando le cose che appartengono al passato, e altra cosa essere nel centro della società che si risveglia, essere in Italia degli italiani che sono qua, che esistono, che si muovono, che partecipano, che sono anima di questi luoghi sacri, e questa anima è più preziosa, l'anima italiana. Anima italiana, e questo era il vero eroe di questo viaggio che ho scoperto. Sono assolutamente lieto, qualunque, assolutamente stanco in stesso tempo. Quando lo vedremo in Italia? Magari domani, magari vi era l'altro ieri. Dugin non è inquadrabile e programmabile, e sorpresa tra le sorprese c'è sempre. Ecco, ma il professor Dugin è stato qui, quindi in questa cascina? Il professor Alexander Dugin diverse volte transita per questo luogo, che ritiene, tra altri che io non conosco, un luogo dove si può fondare questo passaggio dalla modernità alla postmodernità.
il sole di mezzanotte. È il cielo che entra nella terra. È la base, il fondamento dell'essere. Per far nascere il divino, occorre avere in sé il seme del sole di mezzanotte, il soggetto radicale. Dove si trova il libro sul soggetto radicale? Ah, il libro sul soggetto radicale non è ancora uscito, uscirà in alcune settimane in Italia, ma gli altri libri, la quarta teoria politica, la teoria del mondo multipolare e altri, è possibile di trovare nelle librerie italiane diverse. Ah, si trova anche su Amazon? Ah, interessante che su Amazon i libri sono proibiti. Interessante che questo servizio, che deve essere servizio per distribuire i libri e non fare la censura, hanno proibito la distribuzione dei miei libri. È possibile di trovare su Amazon le opere di Adolf Hitler, Protocolli dei Savi di Zion. Ma non è possibile trovare i libri assolutamente innocenti, vorrebbe dire, che ho scritto. E questa è una forma della censura liberale, questo è il segno di questo totalitarismo, terzo totalitarismo liberale, che oggi si sta più e più forte. Mi hanno dichiarato il filosofo più pericoloso del mondo, non per grazie alla radicalità delle mie parole, ma grazie alla critica del liberalismo, non delle forme estremisti dell'azione o dei discorsi, ma del senso tutto che dico, tutto che difendo e tutto che critico. Per questo non è possibile di trovare i libri del filosofo più pericoloso del mondo nel Amazon. Amazon ama precisamente questo, il Grande Fratello. Grande Fratello non è il totalitarismo più sovietico o comunista. Grande Fratello è precisamente Amazon, liberalismo e globalismo attuale. Teoria politica non è soltanto politica. Guarda, teoria politica è una forma di oltrepassare le ideologie dominanti della modernità.
La politica, nella mia comprensione, è molto più la cosa più importante che la maniera di gestire certi aspetti pragmatici nel governo. Non è governanza. Politica è la cosa più grande che definisce l'essere dell'uomo. Credo che teoria politica definisce anche relazioni ontologiche tra uomini, tra uomo e la natura, uomo e la morte, uomo e la storia, il tempo, lo spazio, eccetera, eccetera. E credo che arte non può essere totalmente indipendente della politica. Oggi l'arte dominante manifesta ideologie liberali dominanti. Oggi viviamo nell'arte che è liberale, che rappresenta prima teoria politica, il liberalismo. E quando si dicono che arte è libera, arte è indipendente, non è così, è dipendente o dalla tradizione liberale o dalla tradizione critica. Quando si tratta dell'arte del marxista o gramscista o arte della estrema sinistra, questa è l'arte critica che manifesta questa seconda teoria politica. Non c'è l'arte nazionalista o fascista, non c'è, propriamente detto non c'è. C'è la maggioranza totale è arte liberale nel senso ideologia liberale, individualista, cosmopolita, progressista. C'è arte critica marxista che è anticapitalista, come la forma che dà una certa riflessione al capitalismo e all'arte dominante. Non c'è arte fascista o nazista, non c'è, non esiste. Ma credo che questa dominazione dell'arte che si basa su ideologia liberale arriva al punto della crisi con il liberalismo stesso. Per questo la fine del liberalismo deve aprire il cammino a altra paradigma dell'arte, della quarta teoria politica è invitazione di superare il liberalismo senza cadere nel comunismo e il fascismo. Questa è una sfida di come è possibile di immaginare arte che non corrisponde con la paradigma liberale, ma non essendo né comunista né fascista, che non si ispira né di comunismo né di fascismo. E questo non è facile, e per questo quarta teoria artistica espressione della quarta teoria politica nell'arte rappresenta la sfida anche estetica, ontologica, culturale più grande, perché senza questa manifestazione, questa quarta teoria politica resterebbe una sola astrazione, ma con questa arte può ottenere la dimensione più evidente, più visuale. Ma credo che continuando, sviluppando queste idee di essere contro, possiamo dire che l'arte euroasiatica è propriamente la possibilità dell'arte antiglobalista, antiliberale, ma non locale, che apre la collaborazione con tutti culture e popoli, ma nel dialogo che conserva e affirma
dell'identità e non distruggi come nel progetto liberale che riduce tutti le diversità culturali a livello individualista. E questa è l'ideologia dei diritti dell'uomo. Arte eurasista sta contro questa ideologia dei diritti dell'uomo che riducono uomo all'individuo e individuo liberato da tutti aspetti dell'identità collettiva e con questa presunzione questo individuo riceve la possibilità di entrare in contatto con altro individuo e nel questo caso nel liberalismo individualismo non è tanto importante che luogo di qual luogo questo individuo viene, ma per arte eurasista è molto importante identità. Questo è incontro dell'Occidente con l'Oriente, Europa con Asia, cristianesimo con Islam, buddismo con induismo, e tutto questo rappresenta polilogo senza avere un denominatore comune. Questa è una forma dell'incontro, del dialogo, delle forme culturali diverse e che si identificano con il fatto di avere, riconoscere e affermare su radici. Incentrato sul soggetto radicale, basato sulla necessità di stabilirci nella mezzanotte, senza confonderci con essa. Che cos'è la Euro-Asian Art? È un progetto di vaste proporzioni nelle nostre intenzioni, che tende di recuperare, di rimettere al centro quella che noi chiamiamo in termini geopolitici Eurasia, la funzione di determinare e favorire le autentiche avanguardie artistiche messe al margine dalla cultura dominante, dal fatto che lo starter per realizzare o per accreditare artisti è da diversi decenni passato dall'Europa agli Stati Uniti, cioè un tempo al centro la fucina, quella che determinava il valore delle avanguardie artistiche stava in Europa. Si spostò, si concentrò in un primo tempo su Parigi, da Parigi con Duchamp è stata portata negli Stati Uniti, oggi sono gli Stati Uniti che determinano chi è artista e chi non è artista, mettendo al margine tutto quello che non è, che non implementa il business, e noi invece vogliamo riportare, recuperare quella che è una dimensione artistica in termini eurasiatisti. Eurasia è il concetto non geografico, anzitutto. Eurasia è un concetto della situazione esistenziale che non lascia dimenticare il luogo, luogo storico, luogo culturale. Eurasia, ma nel stesso caso, nel stesso momento, Eurasia non è universalismo, è anti-universale. Eurasia è il concetto antiglobalista, perché Europa nell'Eurasia è concreta, sta all'Occidente. Asia, nel concetto dell'Eurasia, non è universale, non è un'Asia
già occidentalizzata o non ancora occidentalizzata, sviluppata o sottosviluppata. Asia, nel questo che si trova oltre il suo posto, oltre non c'è luogo, è utopico. La globalizzazione è utopia, non luogo, non posto. E Eurasia è opposto. La cosa che vincola le cose, le culture, i popoli, le città, gli stati con il luogo, nel suo contesto storico-culturale concreto. Ma questo non è etnocentrismo, non è razzismo, non è universalismo. Per esempio, Oriente visto dall'Occidente, non è Occidente visto dall'Oriente. Eurasia è molto grande, ha suo sud e sua nord, e per questo non è sud più ricco che vede e progetta, si progetta nel sud meno ricco o sud non contento di essere meno ricco, progetta suo fantasmi su rivoluzionari o di ressentiment su nord più ricco, e il sud resta il sud come identità propria e il nord. E nel questo senso Eurasia è anche globale, ma questa è l'idea della globalizzazione antiglobalista, dialogo delle identità e non della distruzione delle identità. È un scambio o incontro delle culture e dei popoli diversi che, restando diverse, entrano in contatto arricchezzando uni altri con sue identità, con sue arte. E queste c'è due forme attualmente nel mondo del dialogo culturale: globalista, che si basa su proiezione dell'Occidente anglosassone, americano, liberale, universalista su tutti, quando gli africani, gli indiani, i cinesi, i russi, gli italiani, gli europei, tutti, i pinguini anche, sono come americani, sono pensati come individui totalmente simili al concetto normativo dell'uomo americano. E questa idea, anche il scambio delle arti, tutte esposizioni, tutte palazzi, tutta la cultura che si incontra in questo spazio utopico ma anglo-americano liberale che pretende essere globale. È una forma dell'imperialismo culturale che distrugge identità, che distrugge tradizione, che distrugge i radici. Qualcosa è opposto. Non è nazionalismo o razzismo, lasciando ci essere noi stessi, non è bastante, non è sufficiente. No, non possiamo vincere questa sfida globalista essendo da solo, con una forma dell'isolamento. Bisogna unire nostre sforze, tutte nostre idee, bisogna unirsi contro questa globalizzazione, ma questa unificazione è diversa. Precisamente questo è Eurasia. Eurasia è come il progetto multipolare che rispetta tutte le differenze, tutte le culture, senza gerarchie, ma senza uguaglianza. Diversi, ma senza gerarchie.
ma affermando questa diversità e riconoscendo questa diversità come la ricchezza umana. Per questo Eurasia è la difesa dell'essere umano nel momento della sua ultima scelta, ultima decisione, essere o non essere, perché seguendo nel senso della globalizzazione perderemo sicuramente se stesso, nostra identità umana. La unica cosa che può essere opposta a questo progetto è il progetto Eurasia, e credo che bisogna iniziare questo progetto non con la politica, non con i partiti, non con l'economia, tutto questo è importante anche, ma bisogna cominciare con arte, perché arte traduce identità profonda del popolo, spirituale, l'eternità del popolo, il spirito del luogo, genio loci. E questo è più importante che tutto altro, perché arte precisamente è la creazione, è una poesia nel greco, e questa poesia domanda un soggetto. E perché parliamo del soggetto radicale? Che è radicale? Radice. Radice è identità. Il soggetto con i radici profondi nella sua propria tradizione, storia, nel suo popolo, nella sua religione, nella sua tradizione spirituale e in tutti i sensi. Il soggetto radicale è soggetto radicato nella sua identità, e solamente questo tipo di soggetto può essere un creatore dell'arte vera. Grazie, questo è il grazie. Per quello che abbiamo recepito, la quarta teoria è una condizione oggettiva. Il soggetto radicale è una condizione soggettiva. A noi ci hanno insegnato che quando la condizione oggettiva e quella soggettiva sono sincroniche, ci troviamo di fronte a quelle grandi trasformazioni che si chiamano rivoluzioni. Il sole a mezzanotte sul lago di Varese in una cascina del 1400. Cosa significa? È il rifugio. È il rifugio dove l'arte anticipa il cambiamento, il passaggio epocale dalla modernità alla postmodernità. Perfettamente d'accordo, ovviamente i concetti sono stati molto fluidi, semplici ma immediati. Ritornare al trascendente è quello che noi siamo chiamati tutti insieme con la buona volontà a riprendere, no? Nella nostra esistenza. Thank you.
le teorie di Zygmunt Bauman. E forse presto, ma mi sento di dire che dopo 2 anni di approfondimento della società liquida e del pensiero proprio globalista di Zygmunt Bauman, io mi sento di affermare che li vedo perdenti nella grande sfida nella postmodernità. Credo che Zygmunt Bauman è piuttosto neutro, secondo me, descrive la società attuale che trasforma tutto nella liquidità, che distrugge tutte le cose evidenti, stabili, solide dell'epoca precedente, e descrive questo processo, non sta non dà sua posizione morale, che bene o cattivo questo, bene o buona o cattiva è questa società liquida. Ma credo che è interessante che questa constatazione della società liquida crea un problema che opporre, che possiamo opporre a questa società liquida. A volte c'è una risposta, credo che un poco naive, che contro la società liquida dobbiamo opporre società solida, ma non credo che è così, perché credo che dobbiamo introdurre altro concetto, la società post liquida, la società che non sarebbe il ritorno a certe convinzioni moderne, anche solide, perché la società liquida è una forma più avanzata della modernità, è la solida è la forma meno avanzata, certo. Ma la società solida era la forma di condensazione della spiritualità, perché la società sacrale non era solida, la società sacrale era spirituale e per questo non solida, non materiale. E la prima fase della modernità era trasformazione della società spirituale sacra trasformazione nella società solida, e la società liquida è precisamente postmoderna che ha distrutto, ha trasformato questa solidità moderna e non tradizionale nella società liquida, dove non sta più niente, non ci sono identità, assolutamente. È una sorta di golem quello che si è venuto a verificare attraverso la lettura del pensiero di Zygmunt Bauman. Io ho avuto due percezioni. La prima è una curiosità: lui è andato a studiare i nostri autori di riferimento, è andato a studiare il tuo pensiero, il pensiero di Alain de Benoist, il pensiero di Evola, che mi ha sorpreso. Ma la seconda percezione che io ho ricavato è come se gli fosse sfuggito di controllo il disegno di nuovi modelli culturali, sociali, e si sia autogenerato, perfettamente calato nel concetto della postmodernità, un golem senza controllo, un processo quasi a loro apparirà irreversibile. La società liquida dove non sta più niente, non ci sono identità, assolutamente. È una sorta di golem quello che si è venuto a verificare
attraverso la lettura del pensiero di Zygmunt Bauman vi è, io ho avuto due percezioni. La prima è una curiosità: lui è andato a studiare i nostri autori di riferimento, è andato a studiare il tuo pensiero, il pensiero di Alain de Benoist, il pensiero di Evola, e mi ha sorpreso. Ma la seconda percezione che io ho ricavato è come se gli fosse sfuggito di controllo il disegno di nuovi modelli culturali, sociali, e si sia autogenerato, perfettamente calato nel concetto della postmodernità, un golem senza controllo, un processo quasi a loro apparirà irreversibile e distruttivo e disintegrativo. Sì, sto d'accordo, ma credo che la società liquida precisamente è fatale per la gente che era totalmente solidale con la società solida. Per noi, che non eravamo eravamo assolutamente non solidari con modernità nel nessuna fase di e questa neanche modernità. Contaminati dalla modernità. Sì. Credo che più importante è precisamente utilizzare questo momento, questo fa paura a Bauman o a Habermas, che nelle condizioni postmoderne, quando i postmodernisti stessi distruggano la modernità solida, può apparirsi i correnti che non condividono con la modernità niente. Noi. L'idea è che secondo i postmodernisti è possibile di fare questo Passaggio. passaggio alla società solida senza paura, perché non ci sono più le forze che potrebbero, ostacolano. sì, assolutamente, che potrebbero essere ostacoli o opponenti alla modernità, perché non c'è più tradizione. Ma credo che precisamente non c'è più tradizione, ma ci sono i tradizionalisti. Ti ringrazio Questo su è. questo. E poi magari un accenno, se glielo possiamo offrire, regalare a questo convegno, a questo convento, sarebbe una cosa opportuna. Certo. Dai.
La tradizione vuole che San Francesco sia passato qui, diretto verso le Puglie, ha lasciato una traccia di frati e noi dal 1200 più o meno in maniera ininterrotta siamo qui. Molto bene. Viva San Francesco. Sono onoratissimo di avervi grazie qui. Grazie per aver dato. E ci vediamo. Perfetto. Grazie, grazie ancora. Grazie. Grazie. Bisogna uscire dalla società liquida superando tutto questo processo, andando in orientazione radicalmente altro. E questo demanda di ristorare tutto. Non possiamo salvare solamente, per esempio, la famiglia sana con la moglie, con la donna e l'uomo, pretendendo che è più normale organicamente. Non è così, perché i postmodernisti, quando dicono che il sesso è la costruzione sociale, è vero, è costruzione sociale, ma sociale sacrale, e questa è origine trascendente del matrimonio, che crea la donna e l'uomo nel contesto della famiglia con istituzioni sacrali. E senza questa sacralità, il matrimonio è puramente, puramente laico. È un passo verso il matrimonio sessuale o LGBT, già. Senza sacralità già siamo nella postmodernità. L'uomo differenziato lotta contro la postmodernità, contro il mondo privo di luce. Non ha alcun tipo di appoggio esterno, né può appellarsi al cielo, coperto dalla perdita della memoria, scagliato al di fuori dell'orizzonte storico. L'unica possibilità che gli resta è trovare una scintilla sacra nella propria interiorità. Siamo a metà tour di Dugin. Un commento. Siamo alla meta nel senso meta storia, meta sopra. Commento, no, nonostante le opposizioni, nonostante le traversie, nonostante quelli che si vogliono mettere di traverso, noi stiamo portando avanti il nostro viaggio, la nostra università d'estate 2019, che per la prima volta è un'università itinerante e per la prima volta va a interfacciarsi con delle persone di un certo livello accademico, mediatico, con analisti, con opinionisti. La cosa ovviamente disturba molto e questo disturbo ha fatto sì che venissero mandate avanti non più le truppe camellate, i mazzieri, ma quelli che dovrebbero essere i pezzi da 90 che vorrebbero interdire il nostro percorso. E quindi a metà del giro possiamo dire che è stato un successo eclatante, che siamo stati capaci, soprattutto grazie alla perizia di Reinaldo Graziani, ad applicare quella che è la filosofia orientale di rivolgere verso l'avversario le energie che cercava di scaricare contro di noi, cioè tutto quello che doveva essere un impedimento è diventato invece un trampolino, un volano per dare ancora più smalto e più forza alla nostra iniziativa complessiva. Thank you.
persona mi ha avvicinato di più, quindi ho fatto dei corsi con dei maestri russi e anche italiani, comunque mi ha veramente gratificato molto, mi sono appassionata a questo. E i corsi sono fatti da... Perfetto, fantastico. Ma sono i coni veri? Sì, 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 ho avuto maestri russi. Ah, perfetto, perché il stile tradizionale... Sì, sì. Per noi non è arte, è arte religiosa, le cose sacre. Sì, certo. Perfetto. Sono molto lieto. E ho fatto anche icone di misura, perché da voi si usa regalare ai bambini quando nascono. Sì, sì. Lì c'ho mio nipote, c'è l'icona di San Giorgio, perché mio nipote si chiama Giorgio. Sì, 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 sì. Quindi alta quanto era quando è nato. Uh-huh. E quindi ho fatto. Perfetto. Poi invece la natività, quando mia figlia desiderava. E dove? Avete preso? Allora, qui a Busto Arsizia ci sono dei corsi, uh-huh, che vengono tenuti da maestri sia russi che italiani, e quindi ho iniziato intorno. Qua? Sì, in Italia. Sì, sì, in Italia. No, a Busto Arsizia, in provincia di Varese. Ah, è una città che non è molto lontana da qua. E ancora adesso ci sono corsi annuali e parecchi, certo, parecchi allievi. Che queste tecniche fantastiche. Grazie. Sono stata in Russia l'anno scorso anche. Ho visitato da San Pietroburgo fino a Mosca. Ho fatto la crociera sulla fluviale e ho visto tutte le chiese che mi hanno entusiasmato. Le opere che avete voi. Sì, ma questo entra nel contesto della nostra tradizione culturale. Sì. Mi piace molto anche perché riprende la vecchia tecnica antica, sì, della tempera al nuovo, con pigmenti e terre naturali. Sì, sì. Piantate il dito sulla piaga per credere che io sono fatto di carne. Oggi ci stanno espropriando del fatto di essere uomini. E lo scopo di essere qui è proprio rispondere a questa domanda. Chi siamo? Non è nessun diritto, non c'è nessun diritto nel mondo di questa domanda. Tutte le persone qui hanno scritto dei libri, sono dei saggisti, dei filosofi. Chiedersi chi siamo, sono stati detto un uomo da 2000 anni. Chi siamo noi, dove siamo stati? Che cosa noi siamo? Questa domanda oggi non viene più posta da nessuno e io volevo porla oggi. Che cosa ne pensa delle polemiche che sono nate intorno a questo convegno? È stato accusato di nefandezza, insomma. Beh, mi sarei stupito al contrario, Gesù Cristo è stato crocifisso, insomma, quello che ha portato la verità agli uomini l'hanno messo su una croce, quindi... C'è da stupirsi se non c'è qualche critico. Io non credo di aver fatto del male a nessuno nel aver posto delle domande, nel aver ascoltato gli uomini. Che male c'è? Stiamo dei valori passando nella tradizione russa, nel sistema dei valori russa, che sono tradizione cristiana ortodossa, impero, anche per noi è valore, gerarchia, tradizioni, il valore, la famiglia sana, normale, senza LGBT+, come il valore universale imposto dai globalisti. E questa è nostra volontà e la volontà politica e ideologica. Non è possibile di porre tutto questo nel nazionalismo, nel comunismo, nel liberalismo. Per questa ragione... Questa è la ragione perché Putin non può essere qualificato come comunista. Non è, ovviamente non è comunista.
non è liberale. Liberale confermarono che non è liberale e non è nazionalista e fascista. E i gruppi più radicali nazionali e nazionalisti sono nelle prigioni, nella Russia attuale. Credo che questa quarta teoria politica è l'idea della Russia come la civilizzazione eurasiatica e non il paese sottosviluppato europeo, sono due chiavi per comprendere la Russia attuale, il fenomeno di Putin, il fenomeno di questo ritorno alle valori tradizionali e questa sovranità geopolitica che oggi c'è. Ecco, perché in Italia appunto ci si chiede, ma chi è Putin? Ce lo deve spiegare lei a questo punto, visto che ha scritto un libro. Putin nell'Italia, nell'Occidente, generalmente Putin è visto come la figura che chiamo solare. I liberali globalisti odiano a questa solarità. Pensano che Putin è dittatore, Putin è usurpatore, che è il killer della democrazia, eccetera, aggressore, e altri amano Putin precisamente per lo stesso, che è forte, che non è globalista, che cerca di ristaurare multipolarità, che dà la possibilità agli altri poli di apparirsi, ma questo è solo lo stesso Putin solare. I globalisti sono nemici di Putin, i populisti sono amici di Putin, ma c'è altro Putin lunare, più nascosto, che vediamo noi russi, e nel questo caso Putin è non tanto radicale, non tanto conseguente, non tanto forte, non tanto decisivo come si vede Putin di fuori, nel questo libro ho descritto questa dualità, ma per Occidente Putin sarà il Putin solamente solare, e per questo è il valore di questo libro, non il valore politico, ma quando questo periodo della Russia finirà di Putin, questo libro potrà essere più importante, perché spiegherà la logica di questo, del sviluppo dei due aspetti. Ma credo che per la gente che vuol comprendere la Russia davvero è importante, perché qua è non è il libro della difesa di Putin o di attacco contro Putin, è l'analisi delle contraddizioni. Contraddizioni, analisi di equilibrio, sono totalmente a favore di Putin solare e sono molto critico al Putin lunare, però per comprendere questo bisogna leggere il libro. Ovvio. Ma lei mi parla di solare, mi viene in mente l'imperatore Augusto Traiano. Sì, o sbaglio a farle queste? Per noi l'imperatore è la figura positiva. Il governo delle minoranze contro la minorità contro la maggioranza è la figura negativa. Per questo questo paragone con l'imperatore romano è molto, molto, molto positivo. Solare credo che è forte, solare che è conseguente, solare che è sovrano, anche sovrano solare, come sole, il sole sovrano, anche che rappresenta il potere, che rappresenta la luce, che rappresenta anche asse, dell'ordine.
lunare che è tutto opposto, che non è tanto coerente, conseguente, non è tanto forte, non è asse, ma altre figure più complessi, non verticali. Parlando di sole, cosa ne pensa dell'attuale politica del Papa? Ad esempio, lui è stato ultimamente al gruppo Bilderberg, ha mandato il segretario di Stato Parolin. Ecco, che cosa ne pensa di questa politica? Credo che questo è il problema. Il cattolicesimo, secondo me, è l'ultima forma della tradizione sacrale dell'Occidente. Ma questa è la differenza tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, che la Chiesa ortodossa è più tradizionalista, non vuole accettare la verità della storia profana, non vuole cambiarsi sotto influenza del profanismo, del modernismo, perché questa istituzione è dell'istituzione dell'eterno, è eternità per i cristiani ortodossi, è una realtà ontologica, non è il passato. Eterno non è passato, eterno che esiste oggi, che esisteva prima e che esisterà successivamente. E questa fede nello eterno, nell'eternità, è la fede viva nella Chiesa cristiana ortodossa. Ma nel cattolicesimo non è tanto, credo che è più storico, crede che le forme tradizionali sono le forme storiche, e perché per questo è possibile di cambiare i normi, i dogmi, ma contro tutto questo cattolicesimo è, continua ad essere la forma della religione dell'Occidente e dell'Europa, è una forma dell'identità. Credo che Papa attuale è umanista, è Papa umanista, è sincero, come i miei amici argentini hanno descritto, questo è sincero, ma falta a lui questa dimensione transcendentale. È peccato che istituzione che era creato su questa fede nella trascendenza, sul fatto del Cristo, Dio Cristo, che vuole dire che non è trascendente ma un uomo politico. Sì, e questo è come NGO. Oggi Papa è il capo dell'NGO, molto molto positivo, ma totalmente profano. La carica della Chiesa è fare ritornare l'anima umana al Dio, e questa è la verticalità, è l'unico problema. E tutti gli aspetti della società deve essere sottomessi a questa idea radicale, più grande e unica. Credo che la Chiesa cattolica perde questa verticalità, e questo è danno, e questo è molto molto cattivo, perché la ragione di essere della Chiesa, questa è la trascendenza, non è l'organizzazione delle condizioni più positive per la gente che sono nelle situazioni difficili. La democrazia illiberale ha detto che il cattolicesimo di Papa Bergoglio, quindi il ama il prossimo tuo come te stesso, è pure al servizio dell'ideologia liberale, e che avrebbe addirittura cambiato l'istituto della sacralità, che il femminismo è pericoloso perché distrugge il patriarcato. Non andiamo verso una società con molti meno diritti, diritti che ci sono costati battaglie. Non posso dare la mia posizione su
Papa Francesco, è interessante che ho incontrato il cardinale Ajea, il capo della Chiesa argentina, che sta considerata come mano destra del Papa Francesco, una mese fa a Buenos Aires. È interessante che in questa conversazione la visione di questo cardinale Ajea era molto vicino a dire la verità a me. Era anti-globalista, anticapitalista, molto a favore del popolo, molto interessato dal misticismo ortodosso cristiano. E interessante che il Papa Francesco, anche nell'America Latina, e questo è interessante, sta considerato come il Papa peronista, come il Papa in certo senso populista, che lotta per interessi dei popoli. Questo non corrisponde in niente nella lettura di Papa Francesco nell'Europa, che qua sta rappresentato come il difensore matrimoni eterosessuali, omosessuali, aborti, immigrazione, ma credo che questa ambiguità precisamente significa che non comprendiamo niente in cattolicesimo attuale, che non comprendiamo Papa Francesco, che suo pensiero non possiamo ridurre a questa dualità. Sta interpretato come il populista nell'America Latina e come nemico di Matteo Salvini e di tutti i populismi europei. Qua non è così. Credo che magari questa opinione era il prodotto poca conoscenza della situazione attuale, ma ho rimarcata questa dualità, e per questo è interessante che il Papa Francesco sta attaccato dai globalisti, i liberali nell'America Latina, con il peronista, il Papa peronista, ci sono molti, perché il globalismo sta anticattolico nell'America Latina, piuttosto protestante o secolare. Ma qua Papa sta attaccato dai stessi globalisti, appoggiato dai stessi globalisti nel contesto del suo polemica contro i populismi. Ma questo è molto interessante, che c'è un processo, figura, istituzione della Chiesa Cattolica nel mondo postmoderno molto difficile a comprendere, molto difficile a individuare. Credo che la questione è aperta, magari non ha trovato le parole giuste per descrivere questa situazione, perché se tagliare alcune parole che ho detto adesso del contesto, potrebbe arrivare a visione totalmente perverso che ho detto adesso, perché tagliare che Papa è peronista, tutto, non ho detto questo, ho detto che sta considerato dai molti latinoamericani così. In questo senso è molto importante il contesto. Credo che femminismo è interessante. Ho fatto molti discorsi sul femminismo. Sono femminista, ma credo che il femminismo liberale distrugge l'identità delle donne e la guerra contro le donne piuttosto anche contro gli uomini. Sono a favore del standpoint femminismo, che insiste che bisogna affermare universo, il cosmos, universo femminile con un mondo sacrale che non necessariamente deve distruggere il patriarcato. Questo manicheismo dualista credo che non è organico. La donna deve essere venerata, la donna è per la filosofia russa, religiosa, la donna è
mistero più grande del Dio, la figura della Sapphira. Grande! Perché questa non è possibile ridurre su diritti a diritti dell'uomo. Credo che donna dovrebbe avere più diritti che l'uomo, perché è più bella, finalmente. Grazie per la sua posizione.